Concentriamo la nostra attenzione sui moduli al silicio cristallino che costituiscono il 95% di quelli attualmente installati. Già oggi possiamo dire che avvalendosi dei tradizionali impianti di riciclaggio, noi recuperiamo l'85% in peso dei materiali attualmente utilizzati per produrre un modulo fotovoltaico. Questo dato però non deve trarci in inganno, in quanto un modulo è costituito essenzialmente da vetro e alluminio, che sono materiali facili da riciclare. Se da un punto di vista economico il recupero di vetro e alluminio ci consente già di avere un risultato positivo, dobbiamo però concentrarci sul recupero di metalli e soprattutto silicio, che sono materiali preziosi. Per questo motivo le nuove tecniche di riciclo dei moduli a fine vita si concentrano sull'ottenere materiali che possono essere reimpiegati per produrre nuovi moduli fotovoltaici. Un dato importante per tutti è che il silicio deve avere un grado di purezza elevatissimo. Per raggiungere questo obiettivo si stanno studiando e sperimentando nuovi impianti per il riciclo complessivo di un modulo fotovoltaico, avvalendosi dei metodi termochimici. Grazie ai dati ottenuti da questi impianti sperimentali possiamo dire che l'energia necessaria per produrre un modulo da materia prima è circa il doppio di quella necessaria per produrlo partendo da materiale riciclato. Possiamo quindi concludere che è energeticamente efficiente costruire un modulo a partire da materiale riciclato. Dal punto di vista del costo c'è ancora della strada da fare, ma ci si attende che con l'utilizzo su larga scala di questi nuovi processi i costi si ridurranno facilmente.